Bene, cari amici, ed eccoci qui con un'altra puntata con Osservatorio Antimafia. Osservatorio Antimafia questa sera va in formato ridotto perché mancano i due speaker principali, che sono Antonella Intranò e Ugo Lombardi, e quindi facciamo una puntata ridotta io e Massimo Bonella di PianetaOggiTV.net. Anzi, passo subito la parola a Massimo che ci leggerà la rassegna stampa, il notiziario della serata, come si fa sempre in questa puntata. Volevo solamente ricordare, scusami un attimo Massimo, che questa è la puntata numero 13, se non vado errato, di Osservatorio Antimafia. O 13 o 14, adesso non mi ricordo, no, 13, perfette, 13. Scusatevi, vai Massimo, scusami No, Ci sei no, ma... ci sono, sì, siamo in onda 22.03, buonasera dalla redazione giornalistica di Pineta Oggi TV Online, siete collegati con Venezia, saluto subito Rosario Moreno, grazie per l'introduzione, la regia centrale che ricordo sempre curata da Rosario Moreno, regia centrale in Treviso. Dunque, sono le 22.04, vi do subito una notizia che fa pensare, per noi è molto diciamo, importante, altresì anche motivo di preoccupazione. Dunque, dall'estero Putin sale la tensione tra Russia e Occidente e con essa il timore di una nuova corsa agli armamenti atomici. Putin ha annunciato al mondo che aggiungerà al suo arsenale nucleare 40 nuovi missili balistici in grado di superare il sistema antimissile più sofisticato. Un tintinnio di sciabole ingiustificato, dice il segretario della NATO Stoltenberg. Per il presidente russo è la NATO ad avvicinarsi alle frontiere russe. Putin si dice preoccupato per la decisione degli USA di estendere il sistema antimissile in Europa. Dopo l'incontro con l'omologo finlandese, ministro e leader del Cremlino, auspica poi una soluzione per la crisi ucraina. Beh, non è solamente Putin a essere preoccupato, ma siamo anche noi in effetti, perché vi lascio immaginare se dovesse appunto scatenarsi una guerra internazionale di queste proporzioni, che cosa potrebbe, che razza di scenario potrebbe riservare all'Europa. Dunque, andiamo avanti con le notizie. Dunque, sempre dall'estero, e qui arriviamo ai confini. Qui stiamo parlando sempre di più di muri, di barriere. Andiamo a puntare l'attenzione in Ungheria. Dunque, l'Ungheria costruirà una barriera alta 4 metri lungo la frontiera con la Serbia per fermare il flusso degli immigrati clandestini. Lo ha annunciato il ministro degli esteri, ministro degli esteri dell'Ungheria, definendo l'immigrazione uno dei problemi più seri che l'Unione Europea sta affrontando oggi. I paesi dell'Unione Europea cercano una soluzione, ma l'Ungheria non può aspettare ancora, ha aggiunto il ministro, spiegando che la barriera dovrà coprire tutti i pensati 175 km di confine serbo. Un attimo che do la parola alla regia qui di Venezia. Bene Massimo, allora facendo un piccolo commento alla situazione di questo muro dell'Ungheria, che mi fa ridere soltanto il pensiero di 170 km di muro, cioè, mi fa solo ridere questo. Ma come si diceva, abbiamo detto in una puntata delle 6:30 di stasera di Spazio Aperto, insomma, è stato buttato giù il muro di Berlino, ne facciamo uno con la Serbia, tra Ungheria e Serbia, ne fanno uno che non facciamo noi. E quindi mi piacerebbe sapere, insomma, come lo fanno, i costi quali saranno, perché poi se i costi corrispondono a quelli, diciamo, che superano i costi reali per mantenere i clandestini, non so se il gioco vale la candela. Ma questo staremo a vederlo, perché penso che questa notizia andrà avanti in questi giorni. Per il momento credo che sia una boutade proprio più pubblicitaria che altra, da quello che posso capire. Poi mi dirai tu, Massimo, com'è la realtà.
Volevo dire una cosa ai nostri amici che ci stanno ascoltando qui su Radio Science, che in questa puntata va in formato tra virgolette ridotto, perché i due conduttori principali, che sono Antonella Entranò e Ugo Lombardi, non, diciamo, per motivi tecnici non sono qua con noi, insomma, alla conduzione appunto di Osservatorio Antimafia. E questa è una trasmissione che comunque, quando è a regime, è in collaborazione anche con la rivista Antimafia 2000, il direttore Giorgio Bongiovanni, che salutiamo caramente qui dai microfoni di Radio Saiuz e di pianetaoggitv.net. Massimo, tu sei dei nostri ancora oppure sei andato via? No, io sono qui, c'è stata un'interferenza, ma uscirà, era un'interferenza dalla strada. Avevo immaginato, insomma, con i nostri potenti mezzi, mi arrivi un po' con un fruscio, cosa che non mi arrivavi oggi. Ecco, vediamo. Però va benissimo. Io ogni tanto la mia sedia se ne scende qua, però va bene lo stesso. Allora Massimo, pensi anche tu che sia una buttata lì, insomma, una cosa più, diciamo, folcloristica come notizia, quella del muro dell'Ungheria con la Serbia, oppure pensi che cosa? Che lo facciano veramente? Ma posso pensare a tante cose. Ora, hai visto la notizia di prima di Putin, che è preoccupato perché la NATO gli sta portando gli armamenti a ridosso dei confini. Questa è una notizia che è gravissima, è peggio di una guerra fredda, qui veramente c'è una minaccia vera e propria. E quindi questi muri non escluderei che fossero anche per cercare in qualche modo organizzarsi in caso di un eventuale conflitto. Cioè, a questo punto tutto si può pensare, non può venire. Ma scusami Massimo, in eventuale conflitto non è che si fa solo con uomini di terra e con muro, tu tieni fuori i nemici, insomma. Bastano due cannonate, il muro te lo fanno saltare. Poi dopo, può sembrare un conflitto più atomico che altro, ma lasciando stare, diciamo, il pessimismo che mi passa per la testa in questo momento, però ho visto che la NATO, insomma, fra pochi mesi farà una delle più grandi esercitazioni con 35.000 uomini che sia mai stata fatta da quando è nata la NATO, Guarda, sia con l'Italia compresa, da quello che ho capito. Sì, perché siamo, come dire, alleati, quindi come c'è stato il bombardamento in ex Jugoslavia, in altre parti, in Iraq, eccetera, le basi del nord Italia erano state interessate. Le basi NATO, e sono partiti aerei, hanno decollato aerei da Istrana, da Viano, per andare a tirare le bombe sopra la gente. Ecco, c'è questo purtroppo scenario che fa preoccupare, insomma, non solo Putin, anche qui. Non poco fa preoccupare questo scenario, perché secondo me gli americani ce la stanno proprio portando dentro, e questi beccaccioni dei nostri governanti ci stanno cascando come dei polli proprio. Guarda, io ti posso dire questo. Adesso noi giornalisti guardiamo sempre, diciamo, gli atti di fatto che emergono. Qui ci sono degli armamenti che vengono portati a ridosso di questi confini. Ecco, cioè, chi è che lo sta facendo? Putin verso l'Atlantico oppure gli Stati Uniti verso l'Unione Sovietica, verso la Russia? Sono gli Stati Uniti. Quindi iniziamo a vedere che questi signori si stanno praticamente togliendo la maschera da davanti il viso, e vediamo cosa stanno facendo. Ecco, allora, sta di fatto che qua a preoccupare non è Putin, sono gli Stati Uniti. Ora, chiaramente, se ci saranno, speriamo di no, delle provocazioni, c'è adesso anche uno scenario di Macedonia di destabilizzazione, e insomma, voglio dire, se succede qualcosa, non è che Putin sta fermo, ovviamente, potrebbe anche, che ne so, potenziarsi, non so, mi viene in mente il Pechino, l'asse Mosca-Pechino, potrebbe anche lì, come dire, rafforzarsi con la Cina e creare quindi veramente un conflitto, e sarebbe la morte del pianeta. Quindi siamo, allora le cose sono due: o ci sarà un cambio di questa situazione qua, cioè immediato, cioè
tutti si ritirano a casa loro e cercano di cooperare e eventualmente di risolvere in via diplomatica le varie problematiche che ci sono, le varie tensioni, oppure se credono di aprire un conflitto, e qua non guardo a questo punto più nessuno, né Stati Uniti e né Russia, dunque se credono di creare un conflitto, e vuol dire ping pong di bombe atomiche, cioè vuol dire portare alla distruzione totale del pianeta, dell'umanità o comunque di buona parte di essa, con poi tutta una serie di patologie dovute alla radioattività, vedi quello che è successo ad esempio a Chernobyl che lì è in prima parte, figurati bombe a destra e a sinistra cosa potrebbe succedere, cioè verrebbe fuori un pianeta non più abitabile. E quindi questi personaggi si prenderebbero a parte delle responsabilità terribili, ma voglio dire ancora una cosa ancora più forte. Vuol dire che siamo, se questa cosa qua prende una piega brutta, cioè che questa tensione aumenta fino alle stelle, dunque vuol dire che queste persone qua sono malate di mente. Ma non lo dico tanto per dire così, ah, ma qui sono poverini, sono scemi, sono pazzi, sono matti, sono malati. No, nel vero senso del termine. Cioè, questi pensano che magari, non so, nascondendosi in qualche bunker, poi hanno tutti i soldi di questo mondo e di sistemare e ripristinare la natura. Non riusciranno più a ripristinare la natura come prima. Cioè, non potranno più, matematicamente più farlo. E quindi io sono cosciente che se questa cosa prende un'escalation, siamo di fronte a dei pazzi, completamente pazzi, da rinchiudere nel manicomio. Assolutamente, perché questi qua stanno mettendo a rischio la vita di un pianeta, ma ci rendiamo conto? Ecco, questo è il fatto. Ora noi qua intanto continuiamo a raccontare, a dare le notizie, a vedere, insomma, a osservare questi scenari, ma veramente c'è da preoccuparsi, insomma. Io queste notizie le do con non poca preoccupazione. Veramente qui c'è da fare i notiziari con l'ansia, ecco, cioè, perché cioè, è facile capire che potrebbe succedere un disastro immane che non ha precedenti. Allora, sai, c'è anche un discorso da dire, che il pianeta è una creazione di Dio. Non mi interessa se poi qualcuno non ci crede in Dio o meno, sta di fatto che tutta questa vegetazione, questa vita in generale, non è che ci sia, nasce per caso, perché c'è un'intelligenza attorno. Sì, Quindi Massimo, ma uno ci crede o non ci crede, la bellezza del nostro pianeta, la vita che c'è sul nostro pianeta, che l'abbia fatto Dio o non l'abbia fatto Dio, poi la libertà di scelta delle persone, però perché lo dobbiamo distruggere? appunto, no, ma adesso questa è la prima cosa in assoluto, ma in più dico, se esiste un Dio, non so se sarà d'accordo con una situazione di questo tipo, Ah, io spero perché che venga giù con un randello e dia mazzate alla cercata a tutti, a capisci? questo Perché punto. è già successo questo. Quindi quei signori là, che sono a capo, diciamo così, voglio essere molto chiaro, a capo dell'alta finanza, e se noi immaginiamo una piramide, no, ad esempio, in questa struttura, ci sarà una persona al vertice che ha dei poteri decisionali straordinari, no? Che da lì poi dipende tutto, no? Quasi come dire una persona mistica. Ebbene, deve stare attento anche quello poi alla fin fine, perché se qualcuno dal lato decide di intervenire, non c'è scampo nemmeno per chi è, come si può dire, nemmeno per la persona più ricca di questo mondo in assoluto. Ecco, non c'è scampo nemmeno. Quindi voglio dire, o qua mettiamo le cose al loro giusto posto, ok, e rispettiamo la vita, altrimenti sarà veramente una catastrofe. Comunque, come dicevi tu, giustamente, a parte tutto, cioè, queste persone qua, cioè, non debbono certo decidere di distruggere un pianeta, di lanciare bombe atomiche per aria. Certo. Assolutamente. Cioè, loro non sono autorizzati a fare questo, e quindi è bene che la smettino. Altrimenti,
Io mi auguro, come è stato anche scritto, che, sai, può ripetersi una Sodoma e Gomorra, ad esempio. Io penso anche al terzo messaggio di Fatima, che alcune parti non sono state rivelate, ma lo dice chiaramente. Quindi attenzione a questi signori qua, devono stare molto attenti, perché potrebbero commettere degli errori che li costeranno per non tutta la vita, ma per sempre, anche nell'aldilà, perché distruggere un pianeta solo così, perché noi siamo ricchi, distruggiamo tutto, tanto poi quei soldi sistemiamo tutto quanto, bene, si sbagliano, cioè non è possibile, e quindi devono stare molto attenti, perché faranno una brutta fine. Comunque sta di fatto che anche noi qui, che assistiamo a questi scenari, e stiamo preoccupati, perché cioè, portare delle armi o fare delle esercitazioni a ridosso di un'altra nazione, poi in questo caso come la Russia, cioè, veramente cioè, non è una bella cosa, cioè, veramente da essere preoccupati. Cioè, è una sfida questa. Cioè, come È puoi una poter. cosa che ha dell'incredibile. È Ma infatti. come se terminata la guerra fredda, gli americani cercassero, diciamo, un altro sbocco, un altro pretesto per creare un'altra guerra fredda. Ecco, usiamo questo termine. Sì, beh, sai, Secondo loro. me forse si rimettono economicamente senza guerra fredda. Ma Cosa guarda, pensi? se loro no, no, anzi, loro mai poi con la ricostruzione, allora si rafforzerebbero, no? Perché c'è anche questo discorso qua. Vabbè, ma il loro debito americano rimane ai cinesi già, quindi da quello che ho sentito, no? È vero Sì, certo, c'è questa storia qui che è stata Quindi. spiegata bene, proprio da noi qui, da queste frequenze, con degli esperti che erano intervistati, e quindi io dico che comunque non ci sarà scampo nemmeno per loro, perché se credono di creare un conflitto di questo tipo, e noi in mezzo, quindi pensa a qualche scenario che verrebbe fuori, io credo che non ci sarebbe scampo nemmeno per loro. Quindi appunto ti dico, siamo di fronte veramente a dei malati di mente. Io a quel punto non guardo più né chi sta ad est né chi sta ad ovest. Se iniziano a partire queste bombe atomiche, che è la fine per tutti, allora è la prova che siamo di fronte a dei pazzi da legare al manicomio immediatamente. Ma stiamo scherzando, qua ne va di mezzo miliardi di persone. Ma ci rendiamo conto se parte, ma anche due o tre bombe atomiche, voglio dire, in centro Europa, Ma che con gli razza di. effetti che vengono dopo, che ci saranno dopo, no? È quello che Non penso, solo infatti. gli effetti, diciamo, del momento, però. Ma io spero di no, spero che tutto rientri e che l'Europa e i governanti europei rinsavischino e, insomma, che fermino gli americani, perché, insomma, Ma l'Europa è. non vedo nulla di buono, insomma, con questo andazzo qua. Però. Noi siamo. Sai, la speranza è sempre l'ultima a morire, si dice, no? Ah, beh, sì, però quando inizio a vedere dei dati di fatto che veramente iniziano a minacciarti da vicino, anche la speranza viene a meno. Quindi dobbiamo cercare, ecco, di come dire, scuotere un po' le coscienze della gente, dare appunto spazio a quei personaggi che lavorano, che non hanno paura di mettere la propria faccia davanti alle telecamere, appunto per parlare di tutela ambientale, di additare, diciamo, la parte negativa, ecco, che abbiamo su questa terra, e quindi voglio dire, fare un lavoro di questo tipo, nel Certo, nostro certo. piccolo, almeno domani, guarda Rosario, possiamo dire, beh, noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare qualcosa. Perché c'è gente che addirittura ti dà contro a te, mi è successo anche a me personalmente, persone che mi hanno detto, ma sì, ma che te lo fa fare? Ah, allora te non hai più il tempo, magari non so, la domenica di andare al mare, oppure non so, di andare in montagna, o di farti le ferie, oppure di andare a fare un giro alle isole, che ne so io. No, in effetti non c'è più il tempo, perché qua siamo in una situazione che, con queste notizie che ci sono, è una situazione di emergenza. Cioè, voglio vedere io, come si fa a ignorare una cosa di questo tipo, notizie di questo tipo, cioè, non lo so. Dopo è troppo tardi. Noi cerchiamo di prevenire quando vediamo ci sono all'orizzonte. Quando c'è all'orizzonte un brutto tempo che arriva, uno cosa fa? Dice: beh, aspetta, che chiudo le finestre, chiudo la macchina,
che non venisse una tempestata e rovini la carrozzeria, quindi chiudo, non so, il box per chi la tiene nel box fuori casa, o la porto dentro in garage se chi ha il garage. Ecco, uno fa così, e così anche in questo scenario di politica estera. Uno cerca di dire: no, ma qua se la cosa si fa seria, cerchiamo di fare delle trasmissioni, di informare la gente che questi qui sono dei pazzi, insomma. Ecco, io spero comunque che sia solamente così una, boh, non so nemmeno io, ma sarebbe grave lo stesso, una provocazione, un non so che cosa, sarebbe grave lo stesso. Però se questa situazione prende piede e quindi precipita una crisi di questo tipo, allora vuol dire che siamo di fronte, ripeto, a dei veri e propri malati di mente che non si rendono conto di quello che fanno, cioè nemmeno nei confronti dei propri figli. Ma che futuro li trovi? Li lascia ai figli? Sarebbe da dirgli perché hanno, anche questi signori hanno dei figli, quindi che futuro è che li lasci? Pieno di radioattività, che dopo, quando arrivano neanche a 5-6 anni, muoiono di malacci? Cioè, perché questo è lo scenario. Guarda lì in Iraq quanti bambini in ospedale che sono nati malformati o che sono morti per gli effetti dell'uranio impoverito. Quindi Sì. figuriamoci lo scoppio della bomba atomica, cosa potrebbe fare in Centro Europa, in Italia. Cioè, non capisco, non c'è, non c'è, non, non, non ci sono bastate guerre terribili, la prima, la seconda, con quel pazzo di Hitler che bruciava la gente nei forni, quelle stragi che sembravano dei demoni, cioè, voglio dire, sono venuti fuori dei demoni in quel periodo lì e hanno preso la gente così, a gratis, presa, e addirittura persone che hanno combattuto la prima guerra durante, cioè, che hanno combattuto durante la prima guerra per difendere la Germania, anche quelle perché secondo loro avevano, non so, parenti o cosa, o collegamenti col mondo ebraico, via a bruciare nei forni crematori o comunque portati nei campi di concentramento su a quelle temperature bassissime che era un miracolo poter sopravvivere senza vestiti sufficienti per coprirsi, eccetera, perché di film e di documenti ne ho visti che bastano. Ecco, ecco, non c'è bastato quell'esperienza lì. Ancora adesso dobbiamo creare che cosa? Piuttosto di cercare di trovare invece di creare un mondo senza confini, che tutti abbiano il suo in ugual misura, modulare tutto quanto con governo centrale, con governo che possa controllare bene un po' tutta quanta la gestione economica. Puntare su energie rinnovabili, il sole, eccetera, da qui poi si apre un argomento che non finisce più, ma molto interessante. Ecco, questo sarebbe da fare. Infatti, gli astronauti, quando vanno su, rimangono sempre colpiti quando vanno su in orbita, nello spazio, dicono: ma guarda un po', si vede il nostro pianeta e non si vedono confini. Gli viene voglia di amarlo ancora di più il pianeta, capisci? Vedrebbe che questi signori facessero un giro verso la Luna e guardassero poi il pianeta dall'alto. Magari, chissà, può darsi che cambino idea poi sulle loro idee pazzesche di voler creare queste provocazioni, magari poi ecco viene a meno tutto. Cioè, capisci? Sì, no, questa è la ragione. Chissà. Comunque, noi continueremo a tenere informati tutti i nostri ascoltatori, Massimo, no? Vabbè, Su certo. questa vicenda non molleremo, diciamo, non faremo come i grandi media che parleremo per un po' e poi cesseremo le pubblicazioni, come si dice, no? Cesseremo le informazioni. Perché secondo me è da approfondire tutto il discorso. Poi speriamo di fare anche una trasmissione con qualche esperto che ci possa portare, l'esperto può essere anche Giulietto Chiesa che ci possa portare il suo contributo per quanto riguarda questa situazione, essendo lui un esperto anche della Russia, quindi. Esatto. A tale proposito, infatti, ecco, ti ringrazio che mi hai fatto ricordare, invito proprio i nostri ascoltatori che in questo momento ci stanno ascoltando. Aspetta un attimo che sei arrivato un attimo male, Massimo. Sì. Perché è come se arrivassi saturo. Ah, ho capito. Mi dici quando No, adesso stai arrivando bene, pa. Allora, dicevano coloro che ci stanno ascoltando, in effetti,
giusto per dare un link di riferimento per poter fare degli approfondimenti. Ecco, ricordo il sito internet della nuova televisione online All News di Roma, che è pandoratv.it, diretta proprio da Giulietto Chiesa. Ecco, Perfetto, perfetto Massimo. se si sente bene, io proseguirei anche con le altre notizie. Prova ad andare avanti, Massimo. Vai avanti con le altre notizie. A proposito di muri, barriere e quant'altro, dunque, apprendo dalla rete, guardavo il gazzettino qui online, il gazzettino.it di Udine, dove riporto il titolo e dice: Il Friuli Venezia Giulia blinda i confini, da oggi torna la frontiera. A Tarvisio la polizia torna a controllare i veicoli in ingresso. Il questore dice: Ci adeguiamo alla situazione, basta controlli a campione. Questo per quanto riguarda, così in sintesi, il titolo. Poi si può anche dare un'occhiata alla news che hanno messo, però insomma, facciamo altro che ripetere. Insomma, già il titolo, ecco, dà l'idea di quello che sta succedendo. Ecco, spero, sono le 20:28 a Saiuz, Radio Saiuz, Pineta Oggi TV. Penso che si senta bene adesso, Sì, Rosario. si sente bene Massimo. Allora, guarda, visto che ci siamo, queste sono, diciamo, ecco, le notizie. Poi vi posto anche un'altra notizia che è arrivata nel pomeriggio in redazione. Dunque, il tempo di andarla a Nel prendere. frattempo Massimo, posso dirti una cosa? Volevo integrare le notizie che hai dato con due notizie riguardo il nostro governo che... Sono due cose che mi premono e mi stanno a cuore veramente come notizie. Sai, il falso in bilancio, no? Si pensa, dicono che c'è addirittura un buco pazzesco del governo, perché dicevano, sai che dicevano che la legge è più severa questa del falso in bilancio. Invece no, con questo buco pazzesco sembra che sia più facile farla franca, perché è stato eliminato dal testo un inciso che è alla base della sentenza di Cassazione, che appunto ieri ha annullato la condanna dell'ex sondaggista di DB, Luigi Crespi. E Bersani, insomma, grida correzione urgente o si vanifica tutto. E questo è importante perché sta fatta dei falsi in bilancio che dovevano fare, chissà, una legge che punisse, che fosse più severa, invece sembra che abbiano sbagliato qualche cosa. Speriamo che mettano mano e che correggano il tutto. L'altra invece, l'altra notizia è la notizia che riguarda i lavoratori, perché il Job Act, sta grande legge, no, che favorisce il lavoro e tutte queste belle cose, invece è un'altra ennesima truffa ai danni dei lavoratori, perché il Job Act, col Job Act ora l'azienda può controllare il lavoratore usando lo smartphone e il PC. Insomma, il decreto di semplificazione che permette il controllo a distanza senza necessità di un accordo sindacale ad hoc, addirittura, insomma, il datore potrà accedere a dati e conversazioni anche sui dispositivi personali del dipendente se li usa per lavoro. Quindi il lavoratore sorpreso a usarli per fini non lavorativi rischierà sanzioni disciplinari. Insomma, c'è un via libera anche al monitoraggio degli spostamenti e il giuslavorista dice che il rischio di ricorsi per incostituzionalità ci sono, perché questo Job Act alla fine va tutta a favore dell'azienda e contro i lavoratori, a quanto sembra. Adesso anche sto fatto che col Job Act il dipendente può essere controllato e spiato, insomma, mi fa diciamo sorridere per non dire incavolarmi. Cosa ne pensi, Massimo? Ma io penso questo, che abbiamo un sindacato diviso, un sindacato che non va d'accordo con se stesso, e quindi non c'è neanche la speranza di dire: beh, vediamo di creare un'opposizione e far cambiare le idee a questi signori che si credono chissà chi. L'unico che sta urlando veramente, a cui va anche tutta la nostra stima, è Landini. Mi Sì, è vero. successo di difenderlo in trasmissione su una diretta a Fontana Fredda, perché avevo un ospite dove già lui protestava
perché voleva una legge anticorruzione seria, eccetera, però mi dava un po' contro a tutto, anche a chi che urla, a quei pochi rimasti che cercano di dare contro al sistema sbagliato. E quindi ho dovuto difenderlo, ricordo appunto che lo zittai, insomma, ho detto no, almeno quei pochi che parlano lasciamoli parlare, insomma, altrimenti. Beh, togliamo la parola anche a quella persona lì, abbiamo chiuso, possiamo andarcene tutti a casa. È Sì, esatto. una Poi cosa assurda. è una cosa assurda. E questa cosa qua, cosa posso pensare? Che è una dittatura, capisci? Cioè, già la gente è presa da lavorare dalla mattina alla sera, poi adesso ci sono anche quelle politiche, mi limito a definirle strane per non dirvi peggio, ti fa spostare le persone. Vedi infatti le autostrade piene di macchine, incidenti, anche stamattina incidente sulla A4, l'ennesimo, tutto uno stress continuo così. Cioè non è possibile, capisci? Perché una persona ha anche la famiglia, forse qua in Italia siamo dimenticati che le persone hanno le famiglie da mantenere e da seguire i figli, da dargli l'istruzione, da dargli l'educazione. Cioè queste cose qua importantissime, no, 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 no. Non le sappiamo, cioè non ce le ricordiamo, non ho capito. Poi si fanno tanti corsi prematrimoniali di come la coppia deve no, saper vivere bene, correttamente, saper tirare su i figli in modo corretto, eccetera. Poi ci sono queste politiche, no, chi che fa questi corsi qua, queste informative no, alle coppie, quando è il momento non scende in campo, non ha il coraggio di scendere in campo e dire alt. Con queste politiche mi distruggete le famiglie, ma siete pazzi! Ecco, no, lo diciamo magari noi giornalisti, noi, come dire, indipendenti, voci libere, così, no? Ecco, voci libere Massimo, perché ci sono giornalisti e giornalisti. Cioè, ecco, quello poi è un altro problema. Io, guarda, vedi come che situazione complessa in qualsiasi orizzonte che tu guardi ci sono problemi a non finire. Purtroppo è così. Guarda, c'è una notizia a proposito di laboratori, te la do perché la vedo qui. Dunque, c'è stato un gravissimo incidente sul lavoro. Siamo in località Serravalle. Dunque sono vado in provincia di Alessandria, dove praticamente è morto un lavoratore. Sì, siamo in provincia di Alessandria, cioè un operaio di 53 anni, praticamente è morto sepolto da un muro di terra e pietre che gli è franato addosso nello scavo che aveva realizzato per fare poi un intervento sulla fogna, sulla rete fognaria. È stato poi tirato su dai compagni di lavoro, ma non ha più ripreso conoscenza. Poi far lavorare la gente anche, cioè praticamente fino quasi a 70 anni, cioè io non so chi ha fatto queste riforme, non so neanche come definirle, trovo un Ma aggettivo. spero che sembra che vogliono metterci la cosiddetta pezza verso le Non lo so. pensioni, no? Non lo so se poi dopo la pezza insomma è peggiore del buco, però. Non lo so. Una persona che ha più di 60 anni ancora, voglio dire, magari non so, che fa un lavoro pesante, che deve andare su per le impalcature, o che guida i mezzi pesanti. Guida, non so, gli autobus di linea, quindi con una responsabilità, con la gente a bordo. Cioè, ma non è possibile far lavorare fino a quell'età lì. Ma è assurdo! Ma è una cosa inconcepibile! Ma come si fa a pensarle queste cose qua? Come si fa? Abbiamo i nostri politici che non sanno niente di queste cose, però legiferano su queste cose. Lo sanno, guarda. Io vorrei capire un attimo, cioè, voglio fare le cose senza coscienza, perché questo è il dato di fatto. Cioè, qua non sappiamo nemmeno se arriveremo vivi alla pensione, quello è il fatto.
Quindi sempre obblighi, pagare, aumenti, si aumenta tutto, si fanno le grandi opere e poi sono, non si possono nemmeno utilizzare perché costa troppo, vedi il pedaggio dell'autostrada, vedi qua nel nord-est d'Italia, ecco per coloro che ci seguono da fuori questa zona, nel nord-est d'Italia se noi andiamo in A27 e poi facciamo un pezzettino di A28, ad esempio non so, da Venezia a Pordenone, allora dal casello di Mogliano Veneto al casello di Sacile sono più di 6 euro. Allora io mi domando, non sono nemmeno 80 km, cioè, ma ha senso una cosa di questo tipo? Allora le loro grandi opere se le possono mettere da qualche altra parte, non so se mi spiego, ecco, Sì, cioè sì. non servono praticamente, tant'è vero che io che vado spesso per fare le dirette in provincia di Pordenone faccio la strada normale e cioè mi risparmio buoni soldini che poi mi ci viene fuori un pieno di carburanti. Nel mio caso del GPL, ma dico, ma non è possibile, cioè abbiamo distrutto territori per fare queste autostrade e poi non si possono nemmeno Per far percorrere. arricchire i privati. Eh sì, e poi voglio dire, allora a questo punto qui, pedaggi alti, aumentano tutte le tasse. Tra poco arrivano a toglierci anche il cibo dalla bocca perché non sono ancora contenti. Perché qua mi sa a me che si vuole portare l'Italia in ginocchio. Perché gli elementi che emergono, le situazioni che emergono, mi fanno pensare a questo. Allora voglio dire, o la finiamo con queste idiozie qui. Oppure qua veramente andremo a finire male, cioè la gente non avrà più nemmeno la possibilità di fare 2 pasti al giorno. Già non ci manca tanto, perché la gente non arriva più nemmeno a metà mese, malgrado lavorino in due. Allora, per me questa cosa qua non lo so, adesso io non lo so, questa è la mia supposizione. Per me la cosa è voluta, tavolino, creare una società ridotta di chi sta bene, cioè ricchi. Ricchissimi e quindi che possono poi utilizzare treni ad alta velocità, aerei, le nuove strutture, ok? Perché non hanno mica problemi di spendere nemmeno 7, 10, 20 mila euro al mese, figuriamoci, cioè persone, capisci? Allora, e poi tutta una massa di persone comuni, come dire, che non so. Se usciranno anche a pagarsi l'affitto della propria casa, probabilmente andranno a finire in qualche campo con qualche tenda, ovviamente in America Latina. Cioè, o si vuole arrivare a questo, non lo so, però certo bisogna impedirlo, perché i fatti mi mostrano, al momento mi dimostrano questo, cioè che stiamo andando in quella direzione. Cioè, quindi voglio dire, la cosa preoccupa. E poi cosa succede? Che magari vengono a dirti. Ma adesso il problema degli immigranti ve li tirate dentro in casa vostra? No, cari signori, voi siete straricchi, sfondati, eccetera, e voi insieme all'Europa che i soldi, cioè le banche, le vostre banche, cioè, ve li portate, voi ve li mettete a posto, voi create delle strutture adatte per ricevere questa povera gente, perché poi anche lì c'è un discorso da fare, Rosario, come mai c'è tutto questo esodo così? Chi ha creato tutto questo casino qua? Chi è che ha creato questo caos? Siamo andati a destabilizzare, a bombardare la Libia, abbiamo fatto altri guai giù in Iraq, è stato creato su ISIS qua, che non ho capito come da oggi a domani è venuta fuori questa organizzazione che addirittura da No, cosa oggi e si. domani, ma con gli americani la conoscevano bene perché l'hanno armata e organizzata, quindi, da quello che ho Signora, letto. sì, Si è io letto stavo. qualcosa del genere in giro, no? Sì, io stavo. Sul network, cioè che sul net, che insomma, ISIS sia stata, è un'invenzione tutta americana, poi alla Allora, fine. ecco, io stavo cercando di dare la spiegazione per capire poi andare a questa Bravo. direzione risposta. Tu, come dire, mi hai un attimo, come dire, sorpassato. Ah, scusami, no, perché stavo lì, che No, ma stavo va bene. pensando, no? Stavo pensando a tutte le cose, è come quelle che stanno facendo gli americani in Europa con l'Ucraina, no? Ecco, allora voglio dire, in sto casco qua, adesso chi è che deve subire le conseguenze? Noi, Sono noi. i popoli che sono là che subiscono le conseguenze, non noi. Forse fa parte anche questa per questa. Noi subiremo il caos che verrà generato in Europa.
Ecco, allora vedi, queste sono un po' tutte le considerazioni che noi facciamo in base a certe situazioni che stiamo vedendo in politica estera. Poi io naturalmente ricordo ai nostri ascoltatori che per domare in modo, diciamo così, specifico su queste problematiche, allora vi rimandiamo con delle interviste che prossimamente faremo con Giulietto Chiesa, che è un personaggio preparatissimo, da tanti anni che si occupa di queste problematiche, su questo campo, ecco, di politica estera. Lui è stato inviato corrispondente dall'est europeo, dalla Russia, per diversi anni e per le più importanti testate giornalistiche italiane e non solo. E quindi, ecco, vi rimandiamo a questi approfondimenti. Intanto, così abbiamo fatto due battute, due riflessioni, anche tre, con Rosario qui in diretta, commentando anche alcune notizie che ci sono arrivate. E vediamo a proposito se c'è qualche altra novità, qualche altra notizia, a meno che Rosario Una vuoi dire battuta te la qualcosa. posso dire, una battuta che non è mia, è di Emma Bonino, Sì. riguardo i migranti, no? Dice che ha detto Emma Bonino che così muore l'Europa quando tutti alzano muri. In effetti, queste le notizie che arrivano. Perché lì vanno ad alzare i muri fisici, altre parti perché l'Inghilterra dice che riguardo i migranti, Cameron dice mettiamo solo i soldi, ok. Salvini dice al Papa che non ci serve il suo perdono perché sa che il Papa è intervenuto, no? Dice, perdoniamo tutte quelle persone, insomma, che sono contro i migranti, che sono contro queste cose. E insomma è tutto un caos se. Sono tutte una serie di affermazioni continuano, però sotto sotto passa per esempio che gli appalti aumentano i concessionari che sono esentati dall'obbligo di fare le gare, per esempio. Sì. Quanti giornali hanno ripreso questa notizia? Che per gli appalti sono aumentati quei concessionari che sono stati esentati dall'obbligo di fare gare, cioè che quindi l'appalto viene dato direttamente. E secondo loro un appalto dato direttamente così senza gara non può far pensare male. Poi dopo abbiamo anche il caso Errani, che la Cassazione ha disposto un nuovo appello. Perché il PG voleva l'assoluzione addirittura. Insomma, se andiamo avanti è un caos. Per esempio anche su Mafia Capitale, su Roma, per esempio. Ci sono le bugie del PD di Vincenzi sull'emendamento che è stato fatto a favore di Buzzi. Ignazio Marino, governi se in grado. Ti ricordi le parole che ha detto Renzi in questi giorni, no? Sì. Chi onesto sia pure capace, dice, insomma. Cioè, e poi dopo mi vanno a presentare De Luca in campagna. Cioè, prima aspettiamo che venga assolto da tutto la persona e poi dopo presentiamolo alle elezioni dicendo, anzi, è il massimo a quel punto, viene assolto da tutto, De Luca risulta assolto, estraneo a tutte le vicende. Quando lo porti per le elezioni dice, signori, avete visto? Qui sono gli altri che hanno gufato, ma qui questa persona è onesta perché lo ha deciso il tribunale. Sì, esatto. Cioè, questa è la cosa, ma non imporlo e i cittadini poi l'hanno votato perché a quel punto i cittadini hanno votato PD più che De Luca, insomma, secondo me, no? E si è trovato governatore, ma adesso lo farà il presidente di regione o governatore di regione, come cavolo vogliono chiamarli questi personaggi che comandano una regione. Riuscirà a farlo oppure la Severino lo butterà fuori? Io non ci ho capito niente, ancora questa vicenda. Tant'è vero che non se ne sta parlando, non vedo notizie in giro. È un caos anche in questo ambito. Alla fine è veramente. Io questa è l'impressione che ho. Non so, tu Rosario. Massimo, ci sei? Sì, mi Ah, senti? sì, ti sento, no? Perché hai detto, non so, poi ti sei fermato.
No, sì, no, stavo riflettendo, no, a No, quello che... infatti, io riflettevo su quello che ha detto il sindaco appena eletto a Venezia. Sì, Non ma... accettiamo più un solo immigrato e via gli abusivi. Cioè, sono tutti proclami questi. Non faranno un tubo, via gli abusivi, ma come li cacciano gli abusivi? Sto sindaco, come li va a cacciare gli abusivi? No, me lo devono spiegare. Perché quando hanno detto via gli abusivi, mi devono spiegare gli abusivi che manderanno via, ma nei fatti, non a chiacchiere. Vedremo cosa succederà, Cioè, perché veramente... abbiamo questo, noi abbiamo questo in Italia e le notizie di questa gente vengono riportate sui giornali per televisione. La gente si mangia sta pappa qua. Signori miei, svegliatevi. Voi vi passano questa pappa qui, questa schifezza qui. Benissimo, partite da questo e incominciate a ricercare per fatti vostri le notizie che arrivano, sia dai giornali esteri che dai giornali italiani e sia dalle realtà piccole, locali come la nostra e sia anche dalle grandi realtà. Ma partite, cercate e quando avete trovato, vi siete fatti la vostra idea, benissimo. Quella è la vostra idea, non quella che qualcuno vi ha inculcato, vi ha obbligato a pensare. Ma non ce la faccio più a un certo punto, insomma, perché è sempre così la storia con questa gente. Addirittura, cioè, quando tu leggi una notizia, no? Io parlo sempre di immigrati perché mi dispiace, perché io penso sempre che noi più dei portafogli dovremmo aprire il cuore. Poi dopo il portafoglio. Siamo stati anche noi a suo tempo. Sì, ma quando tu leggi notizie come a Ventimiglia che un profugo, insomma, abbia detto era meglio farci mangiare dagli squali del Mediterraneo, non trattateci così. Cioè, ti rendi conto? Questi sono esseri umani. Ma sono qui, benissimo, acchiappiamoli, mettiamoli dentro, cerchiamo di capire chi sono profughi, non sono profughi, sono quello che sono, devono tornare in patria, li mandiamo in patria, cerchiamo di organizzare, perché alcune cose giuste le diceva Maroni, io ho seguito la discussione al Parlamento, nella Commissione, no? L'ho mandata anche sulla Web TV con Maroni, il governatore della Lombardia. Bisogna creare una struttura fatta dall'ONU, non dall'Italia, l'Italia chi è? Una nazione e basta, ma fatta dall'ONU in loco, che accetti queste persone e controlli i transiti e controlli sia l'andata che il ritorno. Ma Certo. fatta bene, perché fatto come stanno facendo adesso, che ci arrivano qui, nessun paese europeo li vuole questa gente, addirittura la Francia che chiude le frontiere. Insomma, chi siete francesi per chiudere le frontiere? Chi siete? Questa gente che ha bisogno, accoglieteli anche voi, teneteli anche voi, poi dopo insomma, li schedate o come si dice, insomma, si capisce chi sono, chi deve tornare indietro, si imbarca su un aereo, su una nave, lo si manda indietro, però avendo delle strutture di accoglienza in quei posti. Quindi se noi non creiamo tutto questo, spendiamo barche di soldi per mettere 4 navi, 5 navi, 10 navi nel Mediterraneo, navi da guerra, per che cosa? Per far morire migliaia di persone, perché già sono morte centinaia e centinaia di persone affogate, annegate al mare, insomma. Quindi Ah sì. se la gente è disposta a morire annegata, secondo voi sta bene o non sta bene il paese di origine? Io non credo che se uno è disposto a morire pur di raggiungere un posto per sentirsi libero, stia bene nel proprio paese. Ah certo, Cioè. no. E qui abbiamo un contrasto, no? Dove vedi? Nelle coste, le persone, diciamo, ricche, che non gli manca niente, che vanno a prendere il sole, e questi disgraziati buttati lì, anche che non stanno, che neanche stanno bene. Quindi voglio dire, appunto, come giustamente tu dicevi, Rosario, ecco, perché allora non si accettano queste persone anche in Francia e un po' in tutta l'Europa per cercare innanzitutto di
portare un aiuto e poi vedere come gestire la cosa, ma non si possono mica certo lasciare per terra in strada così persone che a crepare, cioè voglio dire, ci sono famiglie, anche nuclei familiari, cioè, ma sono cose pazzesche. Ma poi io vado ancora alla causa, ancora in testa, cioè chi è il responsabile che ha creato questa destabilizzazione nel Mediterraneo per poi creare questa cosa qua? Mi sembra che a bombardare sia stata la prima Francia ad andare a bombardare la Libia, no? O sbaglio? Non mi ricordo questo, chi sia stata per primo. Comunque è Decollato, cioè, stata l'Europa con la NATO e con gli americani, insomma. Francia decollò subito, immediatamente, e lì è successo poi da quel momento là tutta la destabilizzazione, no? E adesso non li vuole, si fermano a Ventimiglia, è troppo comodo. Cioè, adesso vedi che le maschere incominciano a partire, no? E vedi veramente i volti di certi personaggi europei, l'Europa stessa. Cioè, non può farsi carico solamente l'Italia di questo problemone, ma devono essere distribuiti in ugual misura in tutta Europa. Da qui si capisce altresì che è un'Europa fallita di fatto, e non invece è stata fatta l'Europa solo da un punto di vista economico-finanziario. Bravo, bravo, perché questa è un'Europa non dei popoli, ma un'Europa economica, un'Europa delle banche. Tant'è Esatto. vero che quando c'è stata la crisi non hanno pensato ad aiutare la gente, hanno pensato ad aiutare le banche, danno i soldi alle banche, che poi queste banche li prestano ai cittadini. Ma quei soldi che hanno avuto dall'Europa sono soldi delle tasse del popolo. Eh sì. Cioè, mi devono prestare i soldi miei. Cioè, si arriva al colmo, Eh sì. no? Cioè, non so se rendo conto. Massimo, è come se io ti do 10 euro e poi te ne chiedo 5 in prestito. Ma quei 10 euro, quei 5, chi te l'ha dati a te per prestarmeli, no? Me li tenevo in tasca io, Cioè. cioè, queste cose che la gente non vuol capire, non c'è niente da fare. E guarda, io, caro Massimo, ho creato uno spazio che sono pronto, appunto, chiamo Chiacchiere dal Parlamento, no? Sulla web radio, in audio va il giovedì, però Sì. sulla web TV, tutti i giorni metto un video nuovo che prendo da quelli del Parlamento, della Camera dei Deputati, no? Sì. Che siano commissioni o conferenze stampa, quelle che vuoi, però cioè, per far capire, insomma, alla gente, guardate, insomma, questo succede nel nostro Parlamento, questo stanno facendo i nostri parlamentari, e rendetevi conto di quello che dicono questa gente, che dice questa gente. Ma secondo te la gente se riguarda queste? C'è un discorso da fare, cerco di essere, come dire, molto sintetico. A volte la gente non va a vedere queste cose qui perché parte la mattina e arriva a casa la sera con tutta una serie di problemi che porta una famiglia, e il tempo non ce n'è nemmeno per sistemare, per la gestione della famiglia. Figurati se poi va a vedere questi problemi qua, uno prende, magari non so, c'è il. Che ne so io, una cosa, un programma leggero, butta su quello piuttosto che andare, dice che fanno questo ragionamento qua, ma chi me lo fa fare? Sono tutto il giorno a diventare matto, prima problemi al lavoro, poi litiga con il collega, poi il capo mi ha detto di tutto, arrivo a casa, c'ho il figlio che è andato male a scuola, bisogna che veda che cos'è che non ha capito, già che gli stia dietro, poi c'è andare a fare la spesa perché è tardi, sono già le 8 e c'è da cenare, questo e quell'altro. Quando è dopo cena, che è finito tutto, che saranno le 22, uno dice: aspetta, che prima di andare a dormire metto 10 minuti in poltrona e metto che cosa? Metto un programma leggero, ovviamente, non vado a prendermi altri problemi di altre Sono d'accordo, cose. Massimo. Posso essere d'accordo perché, come ti dicevo oggi pomeriggio, nella trasmissione Spazio Aperto, io la sera alle 2 di notte arrivo, che mi metto a letto e mi metto un film giusto perché mi fa addormentare. Dopo 5 minuti sono già russando. Però il discorso è questo: se io cittadino non divento, diciamo, in prima persona partecipe diciamo, della vita economica, vita pubblica, vita politica del nostro paese, e non incomincio a imparare a capire queste cose, come posso domani,
votare, andare a votare e cercare un rappresentante che sia adeguato diciamo, a dirigere questa nazione. Cioè, oggi possiamo calare anche con le elezioni, perché si è visto, insomma, l'astensionismo è il primo partito in Italia, però l'astensionismo non serve a niente, perché basta che andate a votare solo il 47%, 49% delle persone, le persone sono state elette lo stesso. Sì, allora sì, sì. Non siete andati a votare, allora capitelo che dovete andare a votare. Dovete andare a votare e avere in testa ben chiaro chi votare, perché attraverso il vostro, diciamo, pensiero, attraverso le vostre indagini, avete capito che quel personaggio, quel partito, quel gruppo politico meriti il vostro voto. E voi pensate che meritino di dirigere un comune, una regione, una nazione. Però se non facciamo questo, Radio Saiuz, PianetaOggiTV.net, PandoraTV.it, Antimafia2000.com, 19 luglio 1992.com.it, non mi ricordo, o altre testate o altri, diciamo, siti, stanno cercando appunto di svegliare questo neurone che nel vostro testa si è addormentato, perché per me dire non ho avuto tempo per questo, per quello e per quello, preferisco vedere un programma leggero, per me è una scusa. Perché se hai bisogno di soldi ti lamenti subito, se il governo ti tartassa e ti aumenta le tasse, ti aumenta l'IVA, ti aumenta la spesa della scuola, ti aumenta la spesa della sanità, domani mattina tu ti incavoli. E sì. Come fai a incavolarti se non ti sei interessato della cosa, non ci hai pensato prima? Sì, è il cittadino che porta la gente lì, e noi dobbiamo arrivare al punto di non farci far fessi. Noi non dobbiamo diventare lo zimbello di questi politici come cittadini. Sì, no, sono d'accordo. Mio è uno sfogo, Massimo, però io ho visto queste elezioni, mi hanno fatto cadere le braghe proprio, lo devo dire onestamente. Sì, sì. Cioè, prendono tanti voti personaggi, diciamo che in dubbia, diciamo che non è ancora, diciamo, sicura, insomma, la loro onestà. Noi diciamo che sono onesti fino a che non c'è il terzo grado di giudizio, ok? Però non portiamoli lì fino a quando non sia arrivato a compimento tutto l'iter che ci dice sono onesti. Purtroppo dopo si va incontro a queste situazioni e sono le conseguenze di un sistema. E allora magari chi, non so, mette più cartelloni per le città, fa più immagine, le persone lo votano, ma non perché sono andate a vedere effettivamente chi è la persona, cosa ha fatto, eccetera. Ma l'esempio l'abbiamo anche qui in ambito diciamo più locale. Dunque andiamo nel 2007 o 2008, non ricordo bene, credo 2008, dove 2007, vabbè, comunque ora il 2007 o 2008 si era candidato a sindaco l'editorialista di RCS, Aristide Ballarin Poppi, con un programma veramente interessante. Ora non mi addentro perché non voglio stare qua a tirare la lunga, siamo già a fine trasmissione. Comunque sì, aveva un programma interessante, era una novità per quella città, una persona nuova che conosce bene la città, perché lui, essendo stato prima con la televisione TV Chioggia Sottomarina Telemare 35, poi con e adesso a tutt'oggi con RCS, insomma, conosce perfettamente quali sono i problemi della città, e quindi lui ha detto: mi metto qui a disposizione del cittadino e voglio far cambiare un po' le cose. Sta di fatto che lui ha preso diciamo pochissimi voti, ecco, mi limito a dire così, ecco, proprio una cosa proprio, cioè, e lì sarebbe da prendere appunto i ciosotti e i sottomarinesi, se si chiamano così, non lo so, ho improvvisato adesso, sì. e dire, oh ragazzi, allora, cioè, in base a cosa avete votato un altro personaggio, che problemi sono rimasti, cioè avevate la possibilità di cambiare e non l'avete fatta. Anche qui nel veneziano c'era la possibilità, c'era
un bravissimo ragazzo che è toscano, che si poteva benissimo puntare su di lui, insomma, era una novità in assoluto, ad esempio, no? Invece non è stato così. Ma perché? Perché forse lui ha messo meno cartelloni di un altro, ecco, cioè, appunto, non si va, la gente non va a vedere effettivamente chi è la persona, cosa sta facendo, come conosce la città, in base al suo curriculum, possiamo dedurre che questa persona conosce bene la città, che ci può dare una mano. Ecco, no, si lascia prendere dall'immagine e poi perché appunto non ha il tempo di informarsi, la sera è stanca, allora il primo nome che fa nome gli mette la crocetta, ecco, può essere Sì, così. Massimo, ma uno non è che non ha tempo di informarsi perché è stanco. Massimo, in tutto il periodo, per esempio, che uno mettiamo c'è la campagna elettorale, 20 minuti per informarsi si trovano. Lo so, però vedi. Cioè, ti rendi conto che uno che non ha tempo vuol dire che non vive, non ha una vita. Ma in effetti guarda che è così, perché se tu guardi alcune famiglie non vivono più ormai, cioè sono delusi, sono proprio giù Sì, in. però, È così in effetti. Massimo, 20 minuti, mezz'ora per informarti su chi ci sta alle elezioni, chi partecipa alle elezioni, un'ora in tutto il periodo della campagna elettorale, sto parlando di 10 giorni, quante sono 15 giorni, quant'è il periodo, si trova sempre. Si dovrebbe trovarlo, in effetti, sono d'accordo, per Io carità. credo che il tempo. Per far sì che portiamo a dirigere una città, un paese, a dirigere una regione, per votare, dovremmo trovarlo, perché quelle persone poi saranno lì 5 anni a dirigerci e a farci dei casini che poi alla fine i casini chi li pagherà? Li pagheremo noi. Sì, è vero. Non è che Bisogna. li paga qualcuno e dice hai sbagliato, paghi tu. No. Fanno danni immensi e chi li paga? Paghiamo noi. È vero, e dopo questa è la situazione e i problemi emergono e succedono poi le devastazioni. Vedi, per questo dico che bisogna trovare quella mezz'ora Lo per so, lo so. capire. Però Bisogna appunto. trovarla, bisogna responsabilizzarci su questo, perché i nostri figli vanno a scuola, cioè i figli, insomma, i miei ormai, però. Diciamo, gli ospedali ci servono, le scuole ci servono, bisogna fare in modo che siano sempre, hai capito, più efficienti, i servizi pubblici anche, insomma, ma se non mettiamo gente che insomma, che sia alla nostra portata, insomma, che capisca i nostri problemi lì, non risolveremo mai i problemi, perché la gente che va lì va soltanto per prendersi i soldi. E basta, insomma. E si è capito ormai? Allora, dato che si è capito, mezz'ora, un'ora in tutto il periodo, anzi, neanche in 5 anni, mezz'ora, un'ora, trovatevelo per capire quello che stanno facendo sta gente. Sì, no, ma Neanche aspettate le elezioni e la campagna elettorale. Se avete 5 anni di tempo, mezz'ora, un'ora, insomma, da perdere per sapere ma cosa sta facendo quel politico che io l'ultima volta ho dato il mio voto, insomma, quel partito. E infatti succede poi che si ripropone la Lega, abbiamo visto cosa ha fatto, sembrava un partito riformatore di voler sistemare le cose, ora basta, insomma, Roma ladrona, eccetera. No, poi abbiamo visto che errori hanno fatto, una vergogna, e altresì ancora peggio di una vergogna che la gente ancora va dietro. Cioè, allora, vedi, malgrado che le cose siano state così negative, palesemente negative che tutti hanno visto, eppure niente, continuano. Eppure ha funzionato quello che il casino che ha fatto Salvini, perché ha colpito, si è indirizzato, il suo messaggio è indirizzato alla pancia della gente. Ma loro giocano Come su. ti dicevo, dobbiamo indirizzarlo più al cuore della gente, non alla pancia. Guarda, io sono sempre più contento che la nostra linea editoriale, che poi un po' rispecchia anche la tua, insomma, sia quella proprio di dare spazio a tutte quelle persone che lavorano per la vita, a
quindi a partiti, cioè in modo apartitico, quindi se vogliamo parlare male della sinistra lo possiamo fare, se vogliamo parlare male della destra lo possiamo fare, e se poi qualcuno dice ah voi ecco parlate della sinistra vuol dire che siete di destra, ah voi parlate male della destra vuol dire che siete comunisti, non me ne può fregare di meno, capisci? Cioè proprio guarda, No, chiaro. ma io l'ho sempre detto, Massimo, per me, io sono apartitico, a chiunque posso dare il voto. Ho una mia idea politica, questo sì, ma chi non ce l'ha un'idea politica? Beh, è mia, è personale, quella me la tengo, quell'idea politica, ovviamente. Però a tutti, io, quello che intendo dire, dare la parola a tutti, basta che siano idee vere, idee che siano fatte col cuore, che siano portate avanti col cuore. E sono lavori questi che dovrebbero, come anche il giornalista, che dovrebbero essere fatti, portati avanti come una missione. Ecco, io infatti credo ai giornalisti freelance che non prendono una lira, anzi ci spendono perché tra pagamenti vari che devono fare, spostamenti con la macchina per fare le riprese, per fare le interviste, eccetera, sono soldi, ecco, e fanno un servizio pubblico, cioè per la collettività. Quindi io a quelle persone ci credo quando mi danno la notizia, quando spiegano delle cose, ecco. Ma chi prende tanti soldi a fine mese, che sta dietro una linea politica, a parte che per me non sono nemmeno giornalisti, mi spiace, questo è chiaro e palese. Io ero giornalista anche quando, tra virgolette, ero speaker, quando facevo i programmi a Treviso, alla radio, a più radio, non, mi ritenevo sempre un giornalista, un reporter che andava a fare delle situazioni, un osservatore. Sono giornalista solo adesso, quando dal 2008 Aspetta Massimo che sei andato un attimo via come voce. sì. Ecco, dimmi quando. Ci sei, poi delle volte è come se andassi in saturazione. Ma probabilmente sarà anche lo Skype Sì. assiste. Perfetto. Dunque, 23.09, io ricordo che ci sta ascoltando, facendo questo dialogo, che questa è la Saiuz di Treviso in collegamento con Pianeta Oggi TV All News, ecco, preciso All News, All perché news, sì. non facciamo spettacoli, non facciamo nemmeno lo sport, non facciamo non so, argomenti musicali assolutamente. Noi diamo solo informazione, quindi associazioni, comitati, le notizie di politica estera, antimafia, ambiente e queste cose. E dunque, ecco, si parlava prima di confini, no? Di muri più che confini, che ora si tirano su muri, si chiudono le frontiere, si rimettono le frontiere. Vedi, a Tarvisio, che ho dato la notizia anche su quel discorso, dove ci sono non più i controlli a spot, ma ci saranno dei controlli capillari. E dunque vi vorrei proporre, anche se ormai siamo andati fuori tempo massimo, ma mi perdonerai un minuto più, un minuto meno. Certo. Vi volevo proporre un'intervista che avevo fatto al sindaco di Muggia, Nerio Nesladek, nel 2007, durante l'apertura, in questo caso, proprio l'eliminazione dei confini, proprio fisicamente parlando, del Rabuiese, del confine italo-sloveno, e quindi che si vedeva la gente contenta, c'era tutta una soddisfazione, le macchine sfrecciavano senza più doversi fermare a far vedere i documenti, aspettare se magari poi quello che ti controllava era dei sospetti, eccetera. Pensa che ricordo, ero con un amico. Si doveva andare a Telecapodistria e questo era successo l'andata. Abbiamo scelto di passare al valico, si chiama, del Lazzaretto, credo, quello di Muce, insomma, ecco, per non sbagliare. Insomma, ci hanno tenuti fermi la frontiera con la Slovena per motivi nessuno, ecco, un qualcosa come 40 minuti, insomma. Ecco. Poi alla fine
Hai capito? E poi alla fine è venuto questo qui a darci i documenti senza neanche dire sì, ok, potete andare, cioè senza rispetto, senza un saluto, no? Come se credessero di essere chissà che cosa. La cosa mi aveva dato anche fastidio, tant'è vero che dopo ho detto riferirò a chi di dovere, insomma, no? Mi ha guardato un po' così, ho detto, ma meglio andare via là prima che. E poi il bello è che siamo andati lì a fare così due chiacchiere con dei colleghi molto simpatici. È sempre un piacere andare in quell'ambiente lì di TV Capodistria. Insomma, al ritorno siamo arrivati, ho voluto passare di proposito di nuovo per lo stesso valico per vedere un po' cosa dicono adesso. Allora, arriviamo lì e non c'era nessuno. Dopo è arrivato uno, tutto quanto di corsa fuori, allora mi ha riconosciuto, allora fa, dopo, 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 cioè, va via, via, via. Sì, chissà cosa stavano facendo dentro, non aveva capito, te. Va bene, insomma, era una parentesi. E quindi poi a quello italiano non ho avuto nessun problema, controllato, eccetera. Ecco, e allora dunque nel 2007, tornando ai discorsi di prima, sono stati eliminati, quindi finalmente, ecco, anche perché di nuovo abbiamo insieme i nostri connazionali in Istria, e nell'occasione io avevo intervistato, pensa, in autobus, mentre ritornavamo al parcheggio delle macchine, perché poi la cerimonia era lì a Gabriese al confine, però non si arrivava con la macchina la parcheggiavi circa un chilometro, mezzo chilometro, poco più sotto, no? E c'era il pullman che portava i giornalisti poi su. Allora siamo andati col pullman. Al ritorno ho trovato in autobus appunto il sindaco di Muggia, ho chiesto se poteva rilasciare così una sua opinione su questa apertura dei confini, e allora vi faccio sentire un po' che cosa mi ha detto, vediamo se qui la piccola, perché la tua è grande, ma qui a Venezia è piccola la regia di pianeta oggi, vediamo, più che vediamo, sentiamo cosa ci ha detto dunque ai nostri microfoni. Ci sentirà naturalmente il ronzio del motore dell'autobus, ma d'altronde Vabbè. ero poi col microfono della telecamera, che per quanto tende a essere direttivo, ma non è mai come il microfono, quello, il cosiddetto gelato, quello che tieni in mano, diciamo. Ma sentiamo dunque il sindaco di Muggia, cosa ci ha detto il nostro. Sentiamo, dai. Questo evento è sicuramente un evento storico, un evento importante, lo si è detto in tutte le maniere, però l'emozione che prova uno che ha vissuto direttamente 54 anni, quindi è nato, vissuto, ha provato tutto, è unica. Emozione e assolutamente opportunità da cogliere al volo, pratiche, quelle di ogni giorno. Quindi ricostruire le strade, le reti, cominciare a discutere, a progettare assieme ai nostri amici sloveni. Noi lo stiamo facendo da tempo, adesso tutto sarà più facile. Sono caduti i confini fisici, i confini a livello psicologico, secondo lei? Qui sono caduti da molto tempo, un piccolissimo e sparuto gruppo di persone non accetta, ma sono fuori dalla storia, fuori dal tempo. Ma non è da oggi che cadono i confini mentali, sono scaduti da più di qualche anno. Grazie molte a lei. Eccoci qua, spero che si sia sentito un po'. Sì, si è sentito, Massimo. Dunque, 23:15, questa è un po' l'opinione del sindaco di Muggia, intervistato dal sottoscritto in occasione dell'apertura dei confini italo-sloveni a Rabuiese. Sindaco, lo ricordo, Nerio Nesladek. Spero di averlo pronunciato giusto. Ecco, sarà, diciamo, prossimamente sarà appunto inserito nel settimanale che ti arriverà per la prossima settimana. Ecco, ci sarà anche lui. Dunque, come hai sentito, ecco, c'è soddisfazione, c'era proprio così, insomma, nuove prospettive, nuove cooperazioni. E adesso invece parliamo di chiusura. Stiamo Di parlando chiusura, dell'effetto sì. opposto. E quindi è proprio il momento giusto di mandare in onda questo settimanale perché è di attualità, insomma, si parla di chiusura e all'epoca invece si parlava, nel 2007 si parlava di apertura. Vado un po' che contrasto, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Allora, capire le cause, cioè come mai siamo arrivati ad una situazione di questo tipo. Vabbè, senti, visto che
Questo è lo spazio di osservatorio antimafia. Io direi, se non hai altro da aggiungere, Rosario, di andare con la rassegna stampa di Antimafia 2000. Perfetto, vai. 23:17 in questo momento. 23:17, vedo di essere molto rapido, uno o due minuti. Dunque, Antimafia 2000, non ricordo, scritto in lettere, si risponde al sito internet antimafia2000.com, testata giornalistica diretta da Giorgio Bongiovanni. Dunque, in primo piano ci sono questi articoli. Iniziamo subito con il primo: I buchi neri dell'omicidio Agostino, di Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari. Che Aaron Pettinari, lo ricordiamo, lo abbiamo spesso spesso ospite a Osservatorio Antimafia con Antonella Intranò e Ugo Lombardi. A cura di Lorenzo Baldo, Giù la maschera, un altro articolo molto interessante da leggere. Poi ancora, Ecco perché Nino Di Matteo rischia davvero la vita, di Saverio Lodato. Nino Di Matteo, il pubblico ministero di punta del processo sulla trattativa. Omicidio Agostino, il GIP non archivia, di Aaron Pettinari. Tra silenzi e contraddizioni, il mistero della mancata cattura di Santa Paola, di Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari. Di nuovo velocemente, attentato alla Daura, Cerno Contrada, uno con la faccia sfregiata, di Miriam Cucu. Processo trattativa, pentito grado, di Mangano e dei soldi investiti a Milano, parlai con il PM Donadio. Di politici non voglio parlare, di Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari. Poi sulla destra ci sono delle notizie flash, sempre relative a queste tematiche. E poi ancora c'è la rubrica Mafia News, poi le opinioni, fino ad arrivare a Terzo Millennio, dove abbiamo degli articoli degni di rilievo, tra cui Putin schiera 40 nuovi missili nucleari, di Nicola Lombardozzi. E questa è quella notizia che abbiamo anche noi ripreso poco fa in apertura del programma. Poi ancora, La scottante verità di Ilaria Alpi, di Manlio Di Nucci. Israele, esercito uccise 4 bambini sulla spiaggia di Gaza, inchiesta fu un errore, di Cosimo Caridi. Poi ancora, per la rubrica di alternativa, Pandora TV, Il tempo che resta, Macedonia e Prednestrovia, nuovi teatri di guerra, speciale di Pandora TV di Adalberto Gianuario. Poi ancora, Sanzioni indigeste, di Giulietto Chiesa. Dove conduce l'isteria? Il punto di Giulietto Chiesa. Quindi questi articoli, questi sono dei video anche, li trovate anche su pandoratv.it. Dunque, questo per quanto riguarda la rassegna stampa della testata giornalistica antimafia2000.com. Visto che ci siamo, vi do anche un accenno alla nostra testata pianetaoggitv.net. Abbiamo in primo piano il telegiornale di Pandora TV in collaborazione con RTSAT, Russian Today, quell'emittente che vedete intercontinentale, che vedete via satellite, tradotta in italiano grazie alla redazione giornalistica di Pandora TV. E qui abbiamo un TG che fa emergere la notizia di Putin all'Expo e in Vaticano. Poi a seguire, sempre a cura di Pandora TV, l'intervento del giudice Nino Di Matteo, tratto dal canale YouTube La Cosa. Poi ancora, speciale di Pandora TV, Il tempo che resta, Macedonia e Prednestrovia, nuovi teatri di guerra. E qui abbiamo l'intervento in una conferenza di Giulietto Chiesa, molto interessante. E poi ci sono anche degli aggiornamenti della nostra redazione di Pineta Oggi TV su quel caso molto grave che era successo a Milano, il capotreno aggredito da due squali di personaggi che sappiamo stava per perdere
anche un braccio perché è stato colpito da colpi di macete, pensate un po'. Poi un comunicato stampa di Liberazione Animale e poi un altro aggiornamento sempre della nostra redazione per quanto riguarda il capotreno aggredito a Milano. Poi a seguire altri filmati sempre a cura di Pandora TV, fino all'ultimo vi segnaliamo questo che merita di vedere. Dal titolo dunque Voci della Natura e poi in ultima alcuni comunicati stampa per quanto riguarda la città di Montepulciano in Toscana in provincia di Siena che appunto abbiamo una collaborazione con loro anche perché noi siamo presenti in quel territorio grazie a Telidea di Chianciano che ci ripete settimanalmente con le varie repliche i nostri settimanali Pianeta Oggi Report. Sono di 23 e 22, abbiamo sforato tutti i tempi, Rosario. Tutto Io quanto abbiamo sforato, Massimo. non Però ho ne altro. valeva la pena perché è stata una bella chiacchierata, insomma, sono stati Ah, certo. molti spunti interessanti. Abbiamo sviscerato le nostre idee, cioè su quella che vogliamo fare che è la nostra, con questo network, con tutto questo servizio che mandiamo avanti, no? E quindi a me è piaciuto molto. Sì, abbiamo cercato quindi di far capire ai nostri ascoltatori e anche ai nostri telespettatori qual è la nostra linea editoriale, quella di essere vicino alla gente, vicino ai problemi della società, del pianeta, dell'Italia, insomma, e cercare quindi di dare spazio a tutti coloro che lavorano per queste cause, cioè a favore della vita, per la difesa della vita del pianeta. Quindi mi sembra un messaggio molto chiaro anche. Da capire. C'è Certo. una ultima notizia, te la do al volo, Vai. la Grecia in piazza contro l'austerità. Quindi c'è una situazione in evoluzione in Grecia e quindi da tenere sotto controllo, sotto occhio. Vediamo se c'è. Dunque, su tutto aleggia lo spettro del default se non si raggiungesse un accordo con i creditori internazionali. La democrazia non può essere ricattata, le nostre vite non appartengono ai creditori, cantano i dimostranti davanti al Parlamento ad Atene. Fermiamo l'austerità, recitano i cartelli. Quindi con questa ultima news io direi di chiudere qui questa trasmissione così un po' particolare, speciale. Andata in onda oggi, in assenza di Ugo Lombardi e Antonella Intranò, che ritroveremo sicuramente la prossima settimana. Anzi, mi auguro appunto quanto prima e con la collaborazione delle notizie della redazione di Venezia. 23-24, Radio Sarezzo, Pianeta Oggi TV, a te Rosario per la chiusura, a meno che non hai delle domande da fare. No, niente, volevo salutare tutti i nostri amici che ci ascoltano, volevo salutare Antonella e Ugo e risentirci con loro anche la prossima settimana. Saluto all'amico Alfredo, il nostro Don Chisciotte, che parte domani, ritorna a casa a Bologna domani, che era in Puglia in questi giorni e quindi insomma ripartiremo anche con lui con questa collaborazione con l'amico Alfredo. E Ha spero finito le soltanto una vacanze? cosa, dimmi. No, Ha finito le vacanze, Alfredo? non erano proprio vere e proprie vacanze. Lui è in pensione, quindi è sempre in vacanza, no? Ah, esatto, allora sì, però lui ha tutto il tempo anche per approfondire tanti aspetti, no? Per Poter questo, fare. dopo ne parleremo di alcuni aspetti interessanti. Benissimo, benissimo, ecco. Fortunato lui, bravo Alfredo, sei fortunato, Alfredo. Con questo. E vi ricordo, riascoltate queste puntate col podcast su YouTube, dappertutto, perché ormai le metto dappertutto sul nuovo sito, e insomma se vi fosse insomma, sfuggito qualche cosa, e se volete scriveteci, tutti gli indirizzi sono dappertutto, non sto qui a ripeterli, e fatevi sentire perché inizieremo anche altre trasmissioni. Con questo è tutto, io vado con la sigla. Ciao Massimo, buona serata, grazie per questa trasmissione e diciamo,
in sostituzione momentanea di osservatorio antimafia, anche se l'abbiamo chiamata sempre osservatorio antimafia, no? Sì, abbiamo dato anche poi la rassegna stampa di Antimafia 2000, quindi insomma, perfetto. Abbiamo cercato di stare all'interno del titolo, insomma, della trasmissione. E poi c'è da dire che Radio Saito non va in ferie, vero Rosario? Che mi risultano per il momento, che mi risultano, anche perché sto sviluppando una parte tecnica di Radio Science, perché devo cambiare un po' la parte hardware, ecco. Sì. Scusate, insomma, il mio inglese che fa schifo. Però insomma, questa parte hardware dovrò sostituirla, quindi dovrò migliorare alcune cose per migliorare le trasmissioni dal vivo in diretta. Ecco. Quindi avremo sempre di più una, come dire, beautiful radio. Insomma, ma soprattutto lo faccio per la web TV questo. Ah, ho capito, la parte televisiva. Dunque, sì. La parte televisiva mi interessa perché ho adottato questa regia televisiva che mangia molte risorse, quindi devo migliorare alcune cose nella parte hardware, proprio della parte, la ferraglia, ecco, diciamo, chiamiamola così, e perché serve una CPU, insomma, un processore molto più performante, scheda grafica più performante, insomma, se vogliamo dare sempre un servizio anche tecnicamente migliore, ecco, non solo diciamo quello che diciamo, ma anche come arrivare alle persone. Certo, esattamente, sì. Anzi, poi potremmo anche annunciare la novità ai nostri ascoltatori, che prossimamente nelle conferenze che Pianeta Oggi TV segue, e quindi di conseguenza poi rappresento anche la tua emittente in quel momento, potremmo, certo, aprire delle dirette live in modo da fare un attimino il punto di come stanno andando i lavori. Scusami Massimo, è una parte molto interessante, perché con la programmazione ordinaria un conto, però con queste capatine, con questi, diciamo, interventi da questi eventi che ci sono e che tu insomma già segui, potranno diventare una cosa molto interessante, anche perché chi per caso volesse partecipare a uno di questi eventi non ce la fa perché è distante, eccetera, con Radio Science e col pianeta oggitv.net, insomma, può essere messo al corrente di cosa sta accadendo, no? Certo, c'è una corrispondenza da, come dire, Pianeta Oggi TV inviata per Radio Science. Per Radio Science, benissimo. E questo è un altro servizio in più che diamo a tutti i nostri amici ascoltatori o video ascoltatori. Con questo è tutto, Massimo, ti saluto, mando la sigla finale. Mi raccomando, seguiteci e soprattutto parlate di noi con tutti quanti. O no, Massimo? Assolutamente sì. 23 e 29, tra qualche secondo la mezza. Grazie. 14 secondi alla mezza, 23:30. Vai, vado con la sigla. Ciao Massimo. Ciao a tutti, ciao Rosario. Ciao.